intervenire con la puntata di oggi, di mandarci un SMS al numero 331 07 no, 7070 002, oppure un'email a diretta @teleligurasud.it, oppure anche semplicemente su Facebook cercando la pagina Domenica Sintesi, potete scriverci e noi leggeremo i messaggi. Va bene, cominciamo un attimino con i nostri ospiti, naturalmente dando la parola all'amico Sergio Curtino, responsabile regionale del calcio a 5, che ci illustra un po' un attimino la situazione attuale del calcio a 5. Sì, io ti ringrazio Valgiari di essere stato invitato a questa trasmissione. Mi ricordo un po' di tempo fa che eravamo venuti a presentare un po' questi campionati, Anno fa, forse anche un più, un po' di più, un po' po' di di più, più, un po' dai. di più. E colgo, approfitto dell'occasione che ieri abbiamo avuto un successo televisivo Importantissimo, sì. importantissimo, perché la nostra nazionale di calcio a 5 ha vinto gli europei per la seconda volta dopo il 2003, che ci avevano un po' accusati. Io ero presente quell'anno a Caserta, che la squadra era quasi di tutti i brasiliani. Erano i primi anni in cui questi brasiliani sono piombati in Italia. Adesso abbiamo visto che anche le squadre russe sono piene di questi brasiliani. E anche loro, quando vedi un russo completamente nero o moretto, capisci che questo è un movimento che purtroppo ha delle origini in quel paese, e quindi ovviamente ogni nazione si cerca di prendere il Adeguarsi. meglio e di cercare di farli partecipare. Quindi diciamo, colgo l'occasione e ricordo un po' a tutti gli appassionati di calcio a 5 di seguirle, anche se purtroppo abbiamo le reti che sono molto, le reti televisive, i media, non coprono assolutamente i palinsesti con queste manifestazioni, e quindi bisogna andarle a cercare su queste TV private o pagamento, eccetera. Comunque, questa è la situazione nostra. E qui diciamo che quest'anno siamo riusciti a completare comunque gli organici con la serie C di 10 squadre, e tre gironi di serie D che coprono un po' le tre aree del Levante, Ponente e del Centro. E non nascondo che abbiamo avuto delle grosse difficoltà, perché comunque la situazione economica del mondo oramai, non solo dell'Italia, è conosciuta, e purtroppo anche su questo sport si è un po' riflesso questo atteggiamento e questa situazione. Comunque cerchiamo di portare avanti i nostri discorsi, dopo semmai se affrontiamo anche il discorso del giovanile. E niente, adesso io avevo portato un po' i risultati per avere un'immagine così della situazione, in cui abbiamo una serie C con due o tre squadre che si stanno contendendo, diciamo, la parte alta della classifica. E con, non so se vuoi dare i risultati, se vuoi. Quali dico io? C'ho quelli Dici. della Ecco, serie C, della seconda della serie giornata, C, sì. sì, della seconda giornata di ritorno. E niente, per adesso cerchiamo di andare avanti. Ci sono stati così dei miglioramenti da un punto di vista tecnico. Il problema grosso per noi è ancora l'impiantistica, che ci sono ancora parecchie gare che si svolgono all'aperto e all'esterno, e quindi questo sport completamente da palestra purtroppo viene condizionato in molte gare da questa situazione, diciamo, logistica. Quanto può aiutare, Sergio, la vittoria della nostra nazionale a livello europeo per incrementare un po' il movimento, invogliare, diciamo, a fare Diciamo, più squadre? credo che la soluzione migliore sia sulla divisione proprio calcio a 5, perché con un successo del genere è ovvio che a livello nazionale spero che sia dato molto più ascolto. Il problema nostro è che da un punto di vista regionale dipendiamo e siamo all'interno della Lega Nazionale Dilettanti, e quindi ovviamente ci scontriamo con fabbisogni e realtà completamente diverse. Io, sapete, non sono ligure, ma sono qui da un 5-6 anni, e
Purtroppo ho notato che ci sono delle grosse difficoltà a far partire manifestazioni in questo campo. Approfitto anche di questa, di questa occasione per ricordare che diciamo, è una cosa semiufficiale, ma è il 99%, siamo riusciti ad ottenere una grande manifestazione che si terrà alla fine di marzo, della due amichevoli che la nazionale Under 21 del calcio 5 disputerà a Genova contro la Spagna. È una occasione unica in cui dovremo cercare di fare tutti quanti cordone e tentare di sfruttare questa che come manifestazione potrebbe sì dare uno spunto affinché questo movimento si sviluppi, ma soprattutto abbia delle adesioni da parte di tutti gli organi che possono essere i partecipanti, ma soprattutto poi organi ufficiali e tutto ciò che è anche, spero di sfruttare anche tutto ciò che è il media ligure, regionale, per far sì che questa manifestazione sia avvenga nel migliore dei modi, ma possa essere poi di volano per l'attività del prossimo anno. Poi dobbiamo impegnarsi per portare anche alla Spezia in questa fase di riorganizzo di società, perché non ci dimentichiamo, noi abbiamo perso due società di serie D per problemi di, diciamo, d'alluvione, perché sia Brugnato che Rocchetta hanno dovuto dare forfait perché sono trovati senza impianto. Pertanto, se noi decideremo poi di organizzare un po' un attimino quello che è il calcio a 5, bisogna dare anche una spinta con un avvenimento di questo genere, perché insomma potrebbe certo essere importante. Tu sì, so che ti impegnerai al massimo. Sì, mi dispiace moltissimo perché queste due società tra l'altro erano molto anziane di iscrizione e di partecipazione, quindi quando perdiamo certe, chiamiamole colonne un po' regionali, dispiace un po' a tutti. Io con qui l'amico Tassora purtroppo ho portato questa manifestazione a Genova in un momento successivo a quello che avevo già instradato un po' l'avvenimento su questa area. Poi ovviamente ho trovato questa occasione e non dico perché io abito a Genova, assolutamente per me andava benissimo anche da queste parti, però ho promesso a Tassora che in ogni caso cercherò con ogni sforzo di portare comunque una manifestazione analoga appena possibile. Vabbè, diamo intanto i risultati della seconda giornata del campionato di Serie C. E cominciamo con Ruentes Città di Giardino 9-2, perché sono cambiati i risultati, sono invertiti. Sì. Arenzano Futes Sarzana 4-3, è perso. Hai giocato in casa? No, ad Arenzano. Arenzano. Poi abbiamo Tigullio La Comenda 11-3. E Genova Calcio 5 Priamar 5-3, San Lorenzo Molassana 14-4. La classifica vede il Tigullio Calcio 5 con 31 punti e San Lorenzo, sempre il solito San Lorenzo, sì, sì, fa avanti e indietro, va su e poi ritorna giù. Città di, 30 punti, Città di Giardino 27, Priamar 21, La Comenda 16, Futers Sarzana 12, Genova Calcio 5 9, no anzi Arenzano 11, Genova 9 e Ruentes 3 insieme al Molassana. Io darei la parola un attimino al presidente del Futers, che diciamo è rimasto l'unico esponente del Calcio 5 qua a Spezia, però è un esponente forte, non sì, molla e anzi è anche diventato un po'...